Dottoressa, stiamo avvicinandoci a quello che viene indicato come il picco influenzale. Per i bambini, quali possono essere dei rimedi anche naturali per, diciamo, scongiurare o allontanare i sintomi più fastidiosi dell'influenza? Mi piace che lei abbia chiesto qualcosa anche di naturale, perché sappiamo benissimo quali sono le linee guida di tipo ufficiale alle quali ciascuno di noi medici si atterrà. Nell'ambito del naturale, la prima raccomandazione è intanto di far accedere i bambini al succo di frutta vero, una spremuta d'arancia, la famosa vitamina C, utilizzare centrifugati, verdure, sali e vitamine aumentano il tono di base. Dopodiché alcuni prodotti come l'echinacea sono da sempre considerati degli immunostimolanti molto potenti e quindi anche questi possono essere usati soprattutto nella prevenzione. Poi un'alimentazione sana, un'alimentazione soprattutto in cui il rapporto tra proteine e glucidi sia ben rispettato, di modo che noi sappiamo che le proteine sono di sintesi e se non immettiamo abbastanza proteine per il bambino è molto più difficile produrre anche anticorpi. Ecco, anche questa è un'altra attenzione, un'alimentazione sana e alcuni prodotti naturali immunostimolanti, soprattutto l'echinacea. Spesso i bambini piccoli, diciamo dai 3 anni in su, soffrono di dolori alle gambe che si manifestano soltanto durante la notte. Sappiamo che a seconda dell'età possono avere spiegazioni diverse. Questa è una domanda molto interessante, perché è un problema che spesso viene riportato al pediatra. Allora, ha fatto bene a sottolineare il fatto che i dolori si presentino solo la notte, perché vanno distinti da quei dolori che persistono anche durante il giorno e magari si associano a zoppia, oppure a tumefazione delle articolazioni, non so, un ginocchio rosso e dolente o anche solo gonfio, o un'anca un po' dolente ci possono far pensare o a un fatto reumatico o a una sinovite dell'anca o anche ad altre patologie di tipo infettivo da approfondire. Quindi in un bambino sano che non ha perso peso, non ha perso appetito, che di giorno non zoppica, questi dolori venivano una volta chiamati dolori di crescita. Adesso questa visione è un pochino criticata, anche se in effetti spesso compaiono nella fase di allungamento degli arti, ma sono molto frequenti anche nei bambini di 3-4 anni, soprattutto quando corrono e saltano. Questi bambini a questa età sono molto vivaci, quindi può capitare che abbiano dei microtraumatismi o anche dei dolori muscolari e possano produrre anche acido lattico che poi nel letto, per una serie di fattori concomitanti, la notte produca dolore.